Ogni cosa ha il suo tempo e c'è un tempo per ogni azione sotto il sole, un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per seminare e un tempo per raccogliere ciò che è stato seminato, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per distruggere e un tempo per edificare, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per soffrire. È un tempo per ballare, un tempo per conservare, e un tempo per buttare via. Da un'idea di Max Morgante e Riccardo Vagnarelli dagli studi di Radio Roma Futura, Marco Missari, Andrea Sberna e Gianfranco Desideri presentano Il Nido delle Aquile. Enjoy this journey, enjoy this journey. Miglia di prima, Candreva entra in area di rigore, il diagonale Giorgio Vincente, la Lazio in avvantaggio, Ciocevic, 34esimo minuto, azione lineare, Cavanda, Candreva, Ciocevic, il serbo non si fa fregare di sinistro, sotto misura, insacca il portiere Neto, 34esimo, Fiorentina 0, Lazio 1. La Lazio è in vantaggio, il gol di Mauri dopo 3 minuti, Lazio 1, Empoli 0, Fabio Candreva, gran gol, gol fantastico di Candreva che realizza sotto l'incrocio dei pali con un destro a giro assolutamente pregevole. La Lazio in vantaggio al 33esimo minuto del secondo tempo. Applausi scroscianti per Candreva, un gol straordinario, un gol eccezionale. Palla da Mauri, il cross con il sinistro, Giorgovic, 2-0, il raddoppio della Lazio, ancora lui, ancora il... Non esce Viviano, deviazione, rete della Lazio, vantaggio della Lazio in mischia, il gol, due tocchi, ma il gol è stato addirittura da parte di Gentiletti, e quindi il gran ritorno di Gentiletti proprio nel campo dove si fece male. Va in avanti Santiago Gentiletti, all'ottavo minuto sblocca la partita. Lazio in vantaggio, Close alla mezz'ora, Cagliari 0, Lazio 1, per la rincorsa di Biglia con il destro e il tiro rete. Lazio in vantaggio, esattamente al 40esimo minuto di gioco con il neoentrato Onasi. Cambia il parziale, Napoli 2, Lazio 3, appena linea. Emozione a non finire quindi al San Paolo, la Lazio è vicinissima. Felipe Anderson, la Lazio in vantaggio, al 26esimo della ripresa, travolgente azione del brasiliano, ancora Felipe Anderson, il raddoppio in contropiede della Lazio, al 33esimo minuto nel corso della ripresa. È pronto Candreva, parte il tiro, un cucchiaio bellissimo, con palla che finisce in rete, un tocco morbidissimo di Candreva, il gol dell'ex al 23esimo minuto per la Lazio. Resiste una carica, l'impostazione per Candreva sulla destra, alza la testa Candreva, basso, la deviazione, rete, vantaggio della Lazio, vantaggio della Lazio, il gol è di Giorgevic, che qui il controllo di Onassi, carica il nigeriano al destro, poi preferisce servire ancora di prima per Giorgevic, area di rigore, sinistro, destro, Giorgevic, rete, ancora Giorgevic, area di rigore, diagonale, gol, una tripletta strepitosa di Filip Giorgevic, un sinistro in diagonale che ha letteralmente bucato le mani di Sorrentino. Di poi Mauri, il tiro, calone in rete, il gol del pareggio realizzato da Palomo, è stato lui a colpire di giustezza. Se adesso dorme Mexes e quindi Close davanti al portiere, il tiro, la rete del 2-1, dice che va a vuoto, non è finita, il tiro e la rete del 3-1, Lazio che va in rete, confessione della rete di Luca Sbiglia, un gol pazzesco dell'argentino, dal limite al volo, ha trovato un angolo remoto ed inarrivabile per Neto, che si è disteso all'altezza delle palle alla sua sinistra, ma non è riuscito ad intercettare il pallone calciato dal centrocampista argentino. C'è in anticipo poi la conclusione, quella di Biglia, palo clamoroso, un tiro di Biglia pazzesco, pazzesca la conclusione di Biglia, ancora una volta al volo. State ascoltando Il Nido delle Aquile. Andrea Sberna Fanfarone e Gianfranco Capoccione, Marco il Greco Bambacione stanno a fa la trasmissione. E Riccardo? Perché non viene più?
Buonasera, buonasera a tutti quanti, bentornati al Nido delle Aquile. Lunedì 21 dicembre, prossimità del Natale, ore 21:35. Il Nido riparte insieme a me, Marco Misseri. Do il benvenuto in questa piacevole serata a Gianfranco Desideri. Buonasera, buonasera a tutti i nostri ascoltatori. Finalmente Lazio, dopo tanto venare in questa settimana, addirittura dopo il pareggio che abbiamo commentato di mercoledì nella nostra puntata, diciamo anomala perché di solito trasmettiamo il lunedì, e vittoria con l'Udinese in Coppa Italia e vittoria ieri con l'Inter in campionato, quindi qualcosa incomincia a migliorare dopo la situazione abbastanza grigia che si era venuta a creare. E timidi segnali di risveglio da tutta la squadra. Ieri ha giocato veramente bene Pioli, ha azzeccato tutte le mosse secondo me, e strafelici per la vittoria a Milano, e felici per il passaggio della Coppa Italia, e speriamo che questo poi non sia l'ulteriore alibi per la società, perché già dal comunicato di ieri del gestore, insomma, hanno cominciato a ribadire, finalmente cominciano a vedersi i valori di questa rosa, e non vorrei che fosse un alibi per poi non mettere mano al portafoglio nella sessione di mercato di gennaio, che secondo me, e come ha detto e ha ribadito pure Pioli, è una cosa fondamentale per questa Lazio. Che ne pensi, Marco? Beh, conoscendo le dinamiche in casa Lazio, mi posso soltanto immaginare che purtroppo i tuoi auspici non saranno ascoltati. Quindi diciamo che siamo tutti contenti per questa ultima settimana di vittorie in casa Lazio. Mancava da tanto una parvenza di continuità dei risultati, quindi siamo tutti più sollevati da questo momento. Il discorso è che il mio timore, dal punto di vista prettamente mio personale, in chiave pessimistica totale, è che sia soltanto un momento sporadico nella stagione della Lazio, che serva soltanto per prolungare questa stagione di sofferenza. Io mi auguro che realmente si sia invertita la rotta, e secondo me qualche segnale c'è stato ieri. Però d'altro canto, vedendo le dinamiche di questa gestione, della gestione Lodito, nel corso di questi tanti e tanti anni, questi lunghi 10 anni di gestione, secondo me sembra sempre un film già visto. E quindi per questo mi auguro ancora una volta che il gruppo e il mister in primis mi smentisca. E un piccolo aneddoto personale che mi è ritornato venendo qui in trasmissione con te, Gianfranco. Poche settimane fa, con il mio lavoro, io molto spesso vado a contatto con dei clienti, no? Mi ritrovai a stretto contatto con un ragazzo che mi diede il suo cellulare. Io vidi dal suo cellulare la mascherina con il numero di maglia e il nome di un giocatore dell'Inter. Allora da lì cercai un minimo di confidenza, dicendogli: mi raccomando, quest'anno pensateci voi, perché la vedo abbastanza critica in chiave futura, certo, di lotta a scudetto. E questo tipo di interista, in modo un po' stizzito, mi disse dipendesse da me sia la Roma che la Lazio dovrebbero andare in Serie B, perché... Allora poi da lì sono riuscito a concepire chi non tollera più di tanto questa amicizia, questo gemellaggio tra tifosi laziali ed interisti, e lì poi la vittoria di ieri ha trovato una nota ancora più dolce dal punto di vista. Vabbè, hai trovato proprio tipo il Grinch a Natale, una persona, perché sì, solitamente no, tifosi interisti non sono così antipatici, qualcuno... a prescindere poi dal gemellaggio. E poi qualcuno ce lo potrà testimoniare, Gianfranco, no? Sì, ha fatto il suo ingresso in studio Andrea Sberna, direttamente da Milano, è arrivato adesso senza passare a casa, è venuto direttamente in trasmissione. Eccolo qua, vestito tipo Totò quando andò a Milano col Cobacco, i dopo sci. Sì, no, in splendida forma poi lo trovo, più raggiante che mai Gianfranco, veramente, sì, guarda.
gli ha fatto bene la trasferta di Milano dal punto di vista sportivo e magari pure da qualche altro punto di vista, poi sarà lui a dircelo com'è andata da tutti i punti di vista. Buonasera Andrea, ben arrivato. E bentornato Andrea. Buonasera, microfono nuovo? Microfono nuovo, trasmissione vecchia. Battuta alla capolista, se spende. Beh sì, è quello che stavamo dicendo, che speriamo che queste due vittorie, dopo il comunicato di ieri, che finalmente incomincia a vedersi il valore di questo gruppo, però non vorrei che fosse un anticipo per dire non faccio una lira, non metto mano al portafoglio. Certo. Speriamo che non che sia pensate. Così. Speriamo. Ok, la puoi inserire sì, la cuffia dove vuoi, metti, va benissimo pure là. C'è là il volume, ecco qua, tutto in diretta. E niente, comunque per tornare alla partita, una bella Lazio, che è stato bravo Pioli che non ha concesso le fasce agli attaccanti dell'Inter, molto attenti i giocatori in fase difensiva, non hanno avuto cali di concentrazione come era accaduto purtroppo troppo spesso in quest'anno, e quindi tutti sopra la sufficienza, una bella prestazione. Mi è dispiaciuto soprattutto che molti mi ha colpito il fatto che molti commentatori in fase di analisi della partita abbiano giustificato il risultato della Lazio con l'Inter più brutta della stagione, con una brutta prestazione dell'Inter, cosa che secondo me l'Inter ieri è stata brutta pure perché la Lazio non gli ha concesso di essere bella, perché ha giocato talmente bene che i classici movimenti delle ali dell'Inter, degli avanti dell'Inter, non ci sono stati, non hanno avuto sbocchi. L'Inter ha tirato in porta giusto nell'azione del gol, ma là non c'è stato un merito dell'Inter, forse l'unico errore che abbiamo fatto noi. Banco non è d'accordo, sono stati più bravi loro in fase nella chiave del gol, nel gol di Icardi, secondo me nel contesto dell'azione c'è stata comunque la bravura sia dell'ultimo passaggio che dell'inserimento di Icardi, quindi io più che colpe alla coppia Hut e Maurizio, che noi comunque per onor del vero tendiamo anche fin troppo a criticarli, secondo me ieri potevano ben poco sull'azione del gol. Sul gol non mi poteva aiutare voi, perché io tra invece di stringere hanno allargato, ma quello è stato l'unico della partita. Là, però è stato un frangente, sì, perché perdi palla e vieni preso in velocità, ma quello non è un errore solo loro, pure di chi ha perso palla in quel momento, mi credo sia stato Candreva, sì, che è di un rilancio. No, però dico comunque è stato scaltro e furbo Icardi che si è andato a inserire. Icardi è stato bravo soprattutto nel rientrare dal fuorigioco, infatti l'azione è regolarissima, insomma non c'è nessun dubbio assolutamente. No, non so, sì, dallo stadio sì, si vede bene, ma no, tra il freddo e la tensione alcune cose non abbiamo viste, quindi potete aiutarmi voi. Credo che lì sia una palla